Sindaco da Palloni, a che punto siamo con la campagna di vaccinazione? Lei ha predisposto un punto vaccini all'auditorium, ma finiti i carabinieri e forze dell'ordine, che succede? Resterà aperto per la popolazione normale oppure è stata una meteora? No, noi speriamo assolutamente di no. Diciamo, l'occasione è stata propizia, diciamo, questo accordo che il Comune di Isernia ha stretto con l'azienda sanitaria regionale per poter avere un nuovo punto vaccinale è stata importante. I carabinieri ovviamente si sono inseriti in questo contesto con un progetto nazionale, ben venga, insomma. Ho avuto precise indicazioni che tutto continuerà. Adesso già da ieri sono stati vaccinati già i primi anziani, perché come sapete il vaccino AstraZeneca è stato stoppato per un attimo, si attendono in attesa di essere riprese, e la campagna vaccinale ha ripreso con gli anziani, con i nostri anziani. Ieri ne sono stati vaccinati 60 all'auditorium, oltre quelli che il punto vaccini dell'ospedale sta facendo quotidianamente. Quindi i primi 60, oggi ce ne sono altrettanti, forse qualcuno in più. Speriamo che questo numero possa aumentare, perché è un po' bassino, sinceramente. Noi spingiamo su un'attività molto più intensa, quindi oggi, domani, fino a sabato ci saranno vaccinazioni all'auditorium, poi da lunedì vedremo cosa accadrà, se si riprendono con i vaccini per la stante parte delle forze dell'ordine, e poi scenderemo secondo i programmi e secondo le prenotazioni che l'azienda sanitaria riceverà. Ma lei come Comune ha preso contatti con la Protezione Civile, con lo staff del generale Figliuolo, proprio per organizzare qualcosa di serio? Perché insomma, a questo punto vaccini all'ospedale sinceramente insufficiente. Sinceramente insufficiente, diciamo, è arrivato il punto dell'auditorium proprio perché su questo abbiamo insistito tantissimo nei giorni scorsi, e la sensibilità poi, diciamo, c'è stata, seppur in ritardo, diciamo, rispetto alle nostre aspettative. Comunque si è ripartiti, noi abbiamo rapporti stretti con la Protezione Civile regionale, per la verità, ci sentiamo continuamente per una serie di necessità e anche di scambi di idee sulla situazione di emergenza. So che la struttura regionale è a contatto con la struttura commissariale, e mi dicevano, appunto, mi rassicuravano anche sull'arrivo di ulteriori dosi di vaccino. Entro fine mese ne sono previste ancora un quantitativo congruo, che speriamo possa aumentare sempre di più. Adesso si deve chiarire l'aspetto di AstraZeneca, però insomma ci sono gli altri vaccini che sono comunque, le forniture sono state già pianificate e hanno avuto, mi dicevano proprio l'altro giorno, assicurazione e conferma dell'arrivo dei quantitativi previsti.